Oggi voglio parlare di un integratore ergogenico che secondo la ricerca rimane forse uno dei pochi integratori realmente utili per la composizione corporea e per la performance, la creatina. Prima di iniziare devo fare qualche premessa. Premesso che la creatina non faccia male e che la forma migliore sia la cara ed economica monoidrato, vediamo di capire che cos'è la creatina e perché andrebbe integrata. La creatina è una molecola che non risulta essere essenziale, visto che viene già automaticamente prodotta nel nostro corpo. Si trova negli alimenti di origine animale come carne, uova e pesce. Nel nostro corpo si trova principalmente sotto forma fosforilata, ovvero che lega i gruppi fosfato diventando fosfocreatina, un'energia estremamente potente utilizzata dal metabolismo anaerobico lattacido. Non a caso la supplementazione di creatina risulta estremamente valida negli sport di potenza, proprio perché viene utilizzata per la resintesi di ATP. Inoltre l'integrazione nel cronico ne migliora le riserve del 20-25%. Un altro potere veramente importante quando si utilizza la creatina è il potere di volumizzare le cellule. In pratica la creatina migliora l'idratazione intracellulare. Non a caso, a seguito della supplementazione, si può notare un aumento dei chili dati dalla massa magra. Ricordo che mantenere una cellula idratata equivale ad avere una cellula sana, e una cellula sana è una cellula che svolge appieno le proprie funzioni. Quindi ai fini della performance è essenziale mantenere il corpo idratato. Vediamo il timing. Quando si vuole utilizzare la creatina, il timing non risulta essere così importante come magari per altri integratori. Si può prendere come pre-workout, inter-workout, post-workout o lontano dagli allenamenti, proprio perché la sua reale efficacia è nel tempo. Bisogna saturare le riserve di creatina all'interno del nostro corpo. Esistono due protocolli: un deload, che si fa una grossa ricarica iniziale di 20-30 grammi per poi mantenere la dose standard nel tempo di 3-5 grammi, e la dose standard di 3-5 grammi nel tempo. Personalmente, quando consiglio la creatina, consiglio sempre di ricavare una finestra di tempo ideale di assunzione, proprio perché la sua reale efficacia, abbiamo detto, che è nel tempo. E già è complicato seguire un piano alimentare, per quanto possa essere flessibile, e gli allenamenti comunque sono impegnativi, che focalizzarsi troppo sull'integrazione la ritengo una mossa poco saggia. In questo caso ci possiamo semplificare la vita, perché non farlo? Ma vediamo l'unica cosa importante quando si vuole assumere la creatina. La creatina deve essere completamente sciolta, altrimenti potrebbe cristallizzare e creare dei problemi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea, eccetera. Quindi la diluizione è importantissima ed è 1 grammo ogni 100 ml. Per intenderci, la nostra dose standard è di 5 grammi per mezzo litro d'acqua, almeno mezzo litro. Quindi, per concludere, la creatina è un integratore efficace, economico, la sua supplementazione è estremamente semplice e l'unico errore che possiamo fare quando vogliamo assumere questa molecola è quello di non scioglierla completamente. Stop!